Buongiorno Daedo, notizia di qualche giorno fa, 13 settembre, è uscita ufficialmente la versione 15.0 dello standard Unicode, una versione che aggiunge 4.489 caratteri, portando quindi il totale a 149.186. Ci sono due nuovi script, che sono i set di caratteri con cui si trascrive un linguaggio, che portano quindi il totale a 161, 29 emoji e 4.193 ideogrammi, tra cui anche 29 nuovi geroglifici egizi. Altre aggiunte sono invece più tecniche e stanno al core di come Unicode viene interpretato dai computer che poi lo stampano. E questa è la notizia, lo so che starete pensando ma chi se ne frega di Unicode, e invece ci sono tante cose interessanti. Per esempio, lo sapete che cos'è Unicode formalmente? È un'azienda? È un'associazione? È un gruppo di individui che si trovano nel weekend? È fisicamente un pacchetto! Unicode Consortium è un'associazione non profit fondata per sviluppare, estendere e promuovere lo standard Unicode e altri standard correlati, che ha sede a Mountain View, in California, dove hanno sede anche Google, Mozilla e molte altre. E dove, per chi conosce la storia, fu fondata la Shockley Semiconductor, che fu la prima azienda a sviluppare semiconduttori a silicio, e quella fu, anni dopo, denominata Silicon Valley, così, nota storica per gli appassionati. I lavori sul primo standard di Unicode iniziarono nel 1987, in un periodo in cui si moltiplicavano gli standard per rappresentare i caratteri, e i primi a indagare la possibilità di creare uno standard universale furono Joe Becker di Xerox e Lee Collins e Mark Davis di Apple, pubblicando poi nel 1988 un documento che descriveva un sistema per rappresentare i caratteri di tutti i linguaggi viventi in 16 bit per carattere. Il gruppo crebbe poi negli anni successivi e Unicode Consortium fu fondato ufficialmente il 3 gennaio 1991 e in ottobre fu pubblicato il primo volume dello standard. Oggi i membri si dividono in full members, che hanno diritto di voto, e sono 11 corporations del settore IT, tra cui Google, Microsoft, Apple, Amazon, eccetera. Poi supporting members, che hanno sempre diritto di voto, ma diciamo che pagano un po' meno, sono 5 membri in totale e sono nomi curiosi perché c'è l'Università di Berkeley, ma c'è anche il Bangladesh Computer Council del Ministero delle Telecomunicazioni del Bangladesh e il Ministro degli Affari Religiosi dell'Oman, quindi ecco. Poi associate members e individual members, che sono quindi aziende e individui singoli che non hanno diritto di voto. E poi c'è anche un'iniziativa carina, se volete contribuire a Unicode personalmente, si chiama Adotta un carattere. In pratica ci sono 3 livelli di adozione, il più economico costa $100, voi scegliete un carattere da adottare e quindi fate questa donazione, in più vi mandano un badge digitale con al centro il carattere che avete scelto e il vostro nome. Valgono anche le emoji tra la scelta, o gli emoji. Le emoji. E niente, poi ovviamente Unicode organizza eventi, fa cose, insomma, ho approfittato di questa news per capire meglio cosa c'è dietro e vabbè. È interessante, no? Per la seconda notizia di oggi cambiamo totalmente argomento e parliamo di una vicenda legata a un videogioco che ormai possiamo definire molto datato, vetusto direi, un super classico, un gioco che buona parte del mondo può giocare sin dal 1992, ma che in Germania è acquistabile ufficialmente solo adesso. Sto parlando di Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D è un gioco sviluppato da id Software, inizialmente per MS-DOS proprio nel 1992, e viene ricordato nella storia dei videogiochi per essere il primo sparatutto in prima persona, meglio per dire oggi FPS. Un risultato tecnicamente possibile con l'hardware dell'epoca, soprattutto grazie al genio dello sviluppatore John Carmack, che realizzò il motore grafico basandosi sulla tecnica del ray casting, cioè facendo calcolare solo le superfici visibili al giocatore e non tutta l'area circostante. Comunque, niente approfondimenti tecnici su Wolfenstein 3D. Qual è la news? La notizia è che in Germania il gioco fu bannato dalla vendita nel 1994 perché contiene espliciti riferimenti nazisti. In pratica voi siete un soldatone americano che entra in questo castello nazista e fa fuori soldati, cani, cyborg, enormi nazisti, fino allo scontro finale con Hitler in persona, che una volta ucciso vi saluta con Auf Wiedersehen. Eva, Auf Wiedersehen. Quindi riferimenti non proprio velati, ecco, e siccome in Germania c'era un divieto di vendere videogiochi contenenti simboli nazisti, lì il gioco non si poteva comprare. Questo divieto è stato tolto nel 2019, ma per ottenere il diritto alla vendita mancava ancora un tassello, la classificazione per età, che ora è arrivata, e quindi se vivete in Germania e avete più di 16 anni, potete finalmente comprare Wolfenstein 3D a 30 anni dalla sua uscita, però insomma, ne è valsa la pena. Ed era anche tutto per oggi, grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!